Buongiorno. L'incubo continua. Dopo il decesso di mia sorella risultata positiva al coronavirus e dopo aver effettuato anche noi tamponi, sono risultati positivi mio cognato, mia sorella e mia nipote di 23 anni. E nonostante ciò, nessuno ancora ci è venuto a dire come bisogna comportarsi in questi casi. Noi sempre perché siamo persone per bene e cautoriamo la popolazione italiana e del mondo, perché questo virus si diffonde in tutto il mondo. Allora tutelare anche solamente i cittadini napoletani significa tutelare il mondo. Guardate in che condizioni ci troviamo. Guardate. Questi sono i rifiuti speciali che stiamo trattenendo fuori al terrazzo, perché qui c'è la biancheria che usava mia sorella, le lenzuola che sono state sotto il suo corpo al momento del decesso. Non abbiamo avuto nessuna risposta da nessun ente, la SIA non ci ha risposto, noi vogliamo sapere come possiamo smaltire questi rifiuti. Questi sono rifiuti altamente speciali, dovrebbe venire una squadra attrezzata e dovrebbe venirli a prendere, ma niente. Questi, fortunatamente noi abbiamo il terrazzo, li ho messi fuori al terrazzo, ma la mattina incomincia a picchiare il sole, specialmente sotto mezzogiorno, e i rifiuti incominciano a puzzare. Io non so le istituzioni cosa vogliono fare, non lo sto proprio capendo, ma faccio di nuovo un ennesimo appello. Vi dovete organizzare. La salute di tutti i cittadini è a rischio. Io la sto tutelando da solo. Voi cosa state facendo?